Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di naturopatia psicosomatica integrata e iridologia. Per farlo siamo in collegamento da Bari con il dottor Gianluca Lombardi. Buonasera dottore, benvenuto. Buonasera, buonasera a voi. Dottore, che cos'è la naturopatia e di che cosa si occupa? Dunque, la naturopatia è un approccio naturale al benessere che è stata riconosciuta dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2010 e che ha come scopo principalmente quello di informare ed educare il cliente alla naturologia, ovvero al vivere secondo natura. Tornando un po', facendo un passo indietro rispetto al 2010, anno in cui l'OMS ha riconosciuto la naturopatia, nel 1998 sempre l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riformulato la definizione di salute, dicendo appunto che la salute non è la semplice assenza di malattia o di sintomi, ma per salute si intende uno stato completo di benessere fisico, mentale e sociale. Quindi la natura è un qualcosa di molto più grande e complessivo. Quindi che cosa accade? Potremmo dire che quello che più che altro caratterizza la nostra società moderna occidentale oggi, ma a partire dagli ultimi 100 anni, è che una cattiva alimentazione, per esempio, degli stili di vita scorretti, uno scombussolamento vero e proprio molte volte dei ritmi biologici, un eccesso di stress o anche una vita troppo sedentaria, per non parlare dell'inquinamento in tutte le sue varie forme. Oggi è inquinato il cibo che mangiamo, l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, per non parlare dell'inquinamento da metalli pesanti, dall'inquinamento elettromagnetico, dall'inquinamento nucleare. Bene, tutto questo va a depauperare la nostra forza vitale, andando ad alterare così le nostre capacità, la nostra capacità di autoguarigione e di ritorno all'omeostasi. Omeostasi è un termine medico che vuol dire col quale si intende la capacità di ripristinare un certo equilibrio interno. E quindi, in sintesi, io potrei dire che la naturopatia è una via che conduce alla salute in maniera naturale, andando a stimolare principalmente la nostra capacità innata di guarigione, di autoguarigione e di ritorno all'equilibrio interno. Questo attraverso, più che altro potendo ottenere dei grandi risultati, ma con delle piccole ma importanti correzioni, soprattutto attraverso l'alimentazione o il miglioramento di alcune abitudini di vita. Poi nella naturopatia, un po' la caratteristica di questa disciplina molto antica in realtà, si utilizzano diversi strumenti, diverse tecniche e diverse metodologie, come per esempio l'alimentazione, come la fitoterapia, come la gemmoterapia, o anche la bioenergetica, la medicina tradizionale cinese, alcune tecniche manuali, l'iridologia o anche per esempio la floriterapia, che sarebbe l'utilizzo di alcune essenze floreali come i fiori di Bach o i fiori australiani. Dottor Lombardi, lei da oltre 10 anni ha messo a punto una metodologia particolare, naturopatia psicosomatica integrata, che è adatta a diversi tipi di problematiche. In che cosa consiste? Sì, dunque, allora io ho sempre creduto che la vita si manifesti principalmente attraverso 3 piani. Dunque il piano fisico, materiale, il piano mentale e il piano energetico. E questo vale anche naturalmente per noi esseri umani. Quindi io non ho fatto altro che portare questa visione, che poi in realtà è una realtà, è una consapevolezza anche dimostrata ultimamente da molte evidenze scientifiche,
Non ho fatto altro che portare questo nel mio lavoro e così nel corso degli ultimi anni ho messo a punto una metodologia, un metodo che ho chiamato naturopatia psicosomatica integrata. Principalmente il motto, il principio è questo: curare la persona e non la malattia, perché se curiamo la persona nella sua integrità, e qui torno alla definizione di salute che ha dato nel 1998 l'OMS, poi la malattia o il sintomo non avrà più ragion d'essere. Quindi il mio questo è più che altro un approccio integrato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sia nella fase della valutazione diagnostica che nella fase terapeutica, io utilizzo e lavoro parallelamente e contemporaneamente, sia sul piano fisico, per esempio attraverso l'alimentazione o attraverso la fitoterapia, sia sul piano mentale emotivo, questo lo faccio per esempio attraverso il counseling, o anche attraverso la floriterapia, l'utilizzo di fiori di Bach e fiori australiani, e anche contemporaneamente sul piano energetico e spirituale. E questo lo posso fare, lo faccio attraverso un percorso interiore intrapreso con il cliente, attraverso la cosiddetta psicosomatica del profondo, o anche attraverso delle metodologie particolari, come per esempio l'oligoterapia diatetica. Poi, più in particolare, gli strumenti che utilizzo maggiormente nella naturopatia psicosomatica integrata, dunque sono l'alimentazione costituzionale, cioè vado a sviluppare attraverso dei consigli alimentari un piano nutrizionale su base costituzionale della persona. L'utilizzo di fitoterapia, quindi di fitoterapici e di gemmoterapici. La gemmoterapia è una sorta di evoluzione della fitoterapia, dove si utilizzano i tessuti meristematici delle piante, che permettono di svolgere un'azione drenante molto molto potente. La floriterapia, appunto, con i fiori di Bach e i fiori australiani. Il counseling, che è una relazione di aiuto attraverso un approccio gestaltico, e infine utilizzo inoltre come valutazione diagnostica il quantum test o il test di risonanza quantica, che è un apparecchio che mi permette di rilevare se ci sono delle alterazioni a livello di frequenza vibrazionale cellulare su organi, apparati, sali minerali, vitamine e quant'altro. L'iridologia. E poi anche in alcuni casi il mineralogramma, che è un test specifico che viene fatto sul capello, che poi viene spedito in alcuni laboratori specializzati a Chicago, attraverso il quale poi si fa uno screening veramente completo sull'equilibrio o lo squilibrio di sali minerali, oligoelementi e anche di metalli pesanti. Quindi, dottore, abbiamo visto come lei è anche iridologo con una specializzazione conseguita proprio presso la ASIRI di Bolzano. Ma con l'iridologia, che cosa si riesce a rilevare? Dunque, l'iridologia è una tecnica di valutazione diagnostica in realtà molto antica. Veniva utilizzata nell'antico Egitto, veniva utilizzata nella medicina tradizionale cinese all'incirca 3000 anni fa, così come anche nell'antica medicina indiana ayurvedica. L'iridologia moderna nasce in Europa tra il XVIII e il XIX secolo. E quindi dicevo, è una tecnica di valutazione diagnostica che consiste appunto nell'osservazione accurata di alcune strutture oculari, in particolare pupilla, iride e sclera, al fine di valutare la condizione di equilibrio e lo stato di salute di organi, apparati e riflessi. Ma non soltanto, perché poi attraverso l'iridologia io posso effettuare anche una lettura a livello preventivo dello stato di alcune componenti
che hanno a che fare col piano psicosomatico. Quindi tutto questo si basa principalmente sul principio che nell'iride è riflesso tutto l'organismo, un po' come dicevano gli antichi romani, pars pro toto, in una parte c'è il tutto. Questo confermato anche anatomicamente dal fatto che l'iride si trova in collegamento col sistema cerebrospinale e neurovegetativo. Quindi, in buona sostanza, attraverso l'iridologia io ricavo una serie di informazioni molto molto numerose, ma volendole riassumere, io posso ricavare attraverso un'analisi iridologica potremmo dire, la costituzione di appartenenza della persona che mi dà molte informazioni sulle principali predisposizioni patologiche e psicosomatiche della persona. Quindi tutte le tendenze patologiche della persona, e questo vuol dire anche quindi poter attuare una prevenzione anche molto molto mirata, ovviamente. Posso rilevare se ci sono delle condizioni anomale dei tessuti e degli organi, così come se sono in corso delle infiammazioni a carico dei tessuti o anche delle intossicazioni e di che origine sono queste intossicazioni. Per esempio, se hanno un'origine epatica piuttosto che renale, piuttosto che pancreatica o polmonare, per esempio. Ed ancora, se ci sono delle alterazioni a livello del circolo e microcircolo, lo stato della flora batterica e comunque in generale del sistema immunitario intestinale ed anche lo stato del sistema nervoso e neurovegetativo. Riassumendo, a me piace citare sempre una frase di un medico molto conosciuto francese, molto conosciuto a livello internazionale, Paul Fragnier, che dice che dall'esame dell'iride è possibile rivelare la causa nascosta di molti disturbi. Dottore, veramente interessante, affascinante questa materia. Io la ringrazio per il contributo che lei ha dato alla nostra trasmissione e grazie per essere stato con noi oggi. E Grazie a voi, buonasera e arrivederci. grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.